Si è trattato di un inganno, di una manipolazione mentale e psicologica. Mia figlia ha subito un percorso iniziatico di tipo esoterico che aveva lo scopo di allontanarla da me, dalla propria madre, con pene che l'hanno resa debole e schiava. Ecco il doloroso racconto di Virginia Adamo. È la madre di una ragazza di 29 anni di cui la famiglia non ha più notizie. Non sento più la sua voce da almeno un anno, aggiunge. Le indagini hanno rivelato che la ragazza era coinvolta in una setta guidata da Pasquale Gaeta, noto come Maestro Lino, attualmente sotto processo a Viterbo per maltrattamenti, violenza sessuale e l'esercizio abusivo della professione di psicologo. La storia ebbe inizio quando la figlia di Virginia aveva 24 anni. Dopo aver incontrato Maestro Lino, la giovane aveva deciso di abbandonare gli studi e la città di Bologna per seguire il santone in un paese vicino Viterbo, Acqua Pendente. Qui Lino aveva fondato la comunità spirituale CNEUD, acronimo di Questa non è una democrazia. La figlia, con il sogno di creare una comunità per i giovani, si unì a lui. Preoccupata per la sorte della figlia, Virginia registrò alcune conversazioni tra la ragazza e Maestro Lino. Dalle registrazioni emergeva chiaramente che la giovane si trovava in uno stato di sottomissione, persino modificando il tono della voce, assumendo un timbro infantile. Temendo per la vita della figlia, Virginia decise di cercare il santone e di portarlo in tribunale, assistita dall'avvocato Vincenzo Dionisi. Nel frattempo la figlia rimase legata al guru, evitando ogni contatto con la famiglia. Il processo sta gradualmente rivelando i metodi dell'uomo. Durante l'ultima udienza, un'altra ragazza coinvolta nella setta ha fornito questa testimonianza drammatica. Il maestro Lino mi diceva di masturbarmi davanti a lui e di avere un figlio con lui, che avremmo dovuto chiamare Eleuterio. Dovevo dormire nuda con lui. Le pratiche a cui Gaeta sottoponeva le allieve erano sconcertanti, descritte come riti purificatori che, secondo lui, avrebbero portato a un miglioramento del loro benessere. In casa dell'uomo c'era anche la moglie, ma non risulta coinvolta nelle indagini, nonostante il nome suo appare nei racconti delle vittime. Si presume che fosse a conoscenza di quanto stava accadendo. Dalle indagini è emersa anche la presenza di due persone incaricate di avvicinare le ragazze per conto di Gaeta. Virginia Adamo ha fondato l'associazione Manisco World, impegnata a supportare le vittime delle sette e delle persone scomparse. L'associazione è guidata dall'avvocato Luigi Ferrandino, collaborando anche con il criminologo Sergio Caruso. Secondo quest'ultimo, potrebbero esserci altre ragazze coinvolte nella setta che però non hanno ancora parlato a causa dell'influenza del santone, ha spiegato Caruso. Le sette sono un pericolo reale. Chi conosce anche solo un minimo particolare in più di questa o altre storie si faccia avanti, perché siete in mano a soggetti molto pericolosi. Nessun professionista della salute può guarire qualcuno facendo proposte sessuali. L'associazione ha avanzato una proposta di legge per riformulare il reato di manipolazione psicologica.